Manfredini ed è partita dunque questa finale senior femminili 10.000 punti, lo ricordiamo, al passaggio ci sarà dunque l'assegnazione del punteggio in gara. Andiamo a vedere, naturalmente dicevamo sono 30 i giri da percorrere, si comincerà a meno 30 dunque subito con l'assegnazione del punteggio per questa competizione campana, che dunque avvisa al passaggio successivo. Ci sarà dunque l'assegnazione della gara, l'assegnazione del punteggio, ricordiamo sempre con 3 punti al primo, 2 punti al secondo, 1 punto al terzo classificato per l'arrivo conclusivo, mentre ai primi passaggi, ai passaggi intermedi, 2 punti al primo e 1 punto al secondo. Dunque da meno 29 subito la prima assegnazione dei punteggi, diventa una elaborazione molto matematica da parte degli atleti di tener conto naturalmente dei propri punti conquistati, ma anche naturalmente di tener d'occhio quelle che sono naturalmente le situazioni degli altri atleti per non quindi compromettere le sorti della gara. Vedete che continua a piovere, le atlete non stanno rallentando. Intanto ancora dunque è Lollobrigida che sta in questo punto prendendo i primi punti di questa Francesca Lollobrigida, atleta naturalmente dello staff azzurro con importanti risultati a livello internazionale, tra questi ricordiamo che in gara c'è anche Desiree Contenti, Erika Zanetti, medaglia di bronzo ai campionati mondiali e tante altre atlete che naturalmente fanno parte dello staff azzurro, ma vedete che qualcuna già ha perso il contatto con il gruppo di testa e dunque via via sentiremo poi, perché a mano anche lo speaker darà indicazione di qual è la classifica parziale, la classifica provvisoria della gara, nel senso chi è in testa nella classifica parziale della gara a punti tra le atlete. Ricordavamo 27 annunciate al via, 26 intanto il passaggio e adesso dunque ancora traguardo a punti che viene conquistato come sempre da Francesca Lollobrigida del Cardano in campo e Anna Giroldi dello Skating Club Comina Pordenone a conquistare invece un punto. Ancora una volta c'è una fase proprio di rilassamento, c'è una fase di recupero delle energie prima di lanciare poi con la volata per l'assegnazione dei punti. Ancora vedete la Lollobrigida sempre in prima posizione, in questo caso viene insidiata da Erika Zanetti con il body nero numero 22 e dunque ancora 25 giri al termine, dunque Lollobrigida e Zanetti che conquistano 2 punti e 1 punto. Dunque, se avete sentito, meno 24 giri al passaggio, ancora qualcuno che rallenta a questo punto per recuperare energie, Martina Paciolla, il numero 11, a conquistare ora i 2 punti della pattinatore San Mauro torinese, è stato naturalmente concesso di stare in prima posizione. Martignon, vediamo questa gara come quella precedente, all'eliminazione prima bisognava tenere da conto le retrovie, adesso naturalmente è una questione molto più matematica, essere bravi a tenere da conto i propri punti ma anche quelli che fanno controllare quelli degli altri, esatto. Sì, è la sorpresa di questa gara che mi sta un momentino sorprendendo è la Zanetti, che è una velocista e sta facendo questa gara con molto impegno e anche va a punti, no? Ha fatto una buona preparazione perché è andata quasi 3 mesi in Colombia a prepararsi quest'anno, è ritornata carica, cioè oltre ad avere i tempi che nelle due precedenti gare che ha fatto, sia la sprint che la cronometro l'ha vinta, e adesso sta andando
anche con la gara a punti. Vediamo un allungo proprio in prossimità dell'arrivo proprio dell'atleta con il numero 1 Anna Giroldi, Skating Club Comina Pordenone, un'importante realtà, forse l'unica, la più prestigiosa del Friuli Venezia Giulia, quella di Pordenone, dove davvero tra quella che è la realtà di Anna Giroldi ma anche una presenza molto importante come quella di Chiara Pignat e Giulia, una scuola, buongiorno. Giulia buongiorno, una scuola davvero che ha saputo creare questi importanti talenti. Ma è esattamente questo allenatore che ha creato questi talenti, è un ex atleta, un tuo collega Paolo Bomben, quando correvi tu correvate assieme. Paolo Bomben è un bravo allenatore che ha costruito quest'ottima squadra. Intanto abbiamo visto davvero spettacolare questo arrivo, gamba distesa, piede alzato per guadagnare questo arrivo davvero al photo finish per la conquista di questo traguardo con la vittoria di Lollobrigida di 2 punti e 1 punto per Anna Giroldi. In questa fase è una lotta proprio tra l'atleta pordenonese e l'atleta romana che ricordiamo però porta colori della Cardano Inline in provincia di Varese. Lollobrigida che rappresenta anch'essa una punta di diamante della squadra della nazionale femminile Martignon nel 2011 sfortunata, bloccata proprio durante il campionato del mondo. Esatto, fino a 15 giorni fa, perché 20 giorni fa è stata rioperata la spalla, si è rimessa ai pattini e ha incominciato, non è ancora nelle migliori condizioni però sta soffrendo, ma c'è. E io mi auguro che continua, che stia bene, perché sicuramente fino a settembre, quando ci saranno i campionati del mondo, sicuramente entrerà nelle migliori condizioni. L'andatura adesso da parte dell'atleta con il numero 32 Federica Di Natale del circolo pattinatori Zecchino, un alternarsi nelle prime posizioni perché si cerca di andare a recuperare, abbiamo visto che invece ha ceduto proprio Martina Paciolla per un attimo nelle prime posizioni e sorprende, dicevamo appunto, la presenza di Erika Zanetti, l'atleta con il pettorale numero 22 che ha deciso di partecipare a questa gara, naturalmente lei regina dello sprint, ma comunque un atleta che ha lavorato duro, sta lavorando duro, vuol puntare molto in questa stagione per ottenere un importante risultato a livello internazionale. Naturalmente noi ce le auguriamo, perché al di là di quell'oro conquistato da juniores, argenti, bronzi, manca sempre l'oro da serie. Ma ecco, chissà che quest'anno sia la volta buona, sicuramente la sua specialità è la velocità. Intanto vediamo che il gruppo si sta via via riducendo, gruppo sempre meno le atlete, sono ridotte a 7 nel gruppetto di testa, rimane anche Erika Zanetti un po' coperta proprio per mantenere il ritmo delle fondiste, lei velocista pura ma che ha scelto comunque di allenarsi, scegliere questa gara anche in queste condizioni quasi proibitive proprio per allenarsi al meglio in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Atleta che, lo ricordiamo, porta colori della polisportiva Spinea in provincia di Venezia, lei che abita a Mirano, sempre nel veneziano. Ancora una volta con Lollobrigida e Zanetti a conquistare i punti, tra poco la giuria ci aggiornerà anche su quella che è la situazione parziale di classifica, ma ci sembra di intravedere che comunque in prima posizione nettamente c'è Francesca Lollobrigida, in seconda al momento come punti almeno conquistati c'è Anna Giroldi con il pettorale numero 1 e poi scopriremo chi sarà invece la terza classificata. Una gara che sta facendo davvero selezione, sta piovendo un po' meno intensità di pioggia, rimane però molto scivoloso, molto critica la stabilità sul fondo stradale di questo anello di piazza Ariostea, ma le atlete sembrano davvero decise e convinte a mantenere